Buongiorno. Sono Christoph Wolf di Berlino. Sono molto lieto di parlare qui. Mi dispiace di non saper parlare italiano, ma lo capisco. Ich fühle, also bin ich. Sento, dunque sono. So schreibt Johann Così Gottfried Herder, Johann Gottfried Herder riformula criticamente il cartesiano cogito ergo sum. A far da garante dell'essere, da garante della stessa esistenza umana, è il sentire. Per Herder, l'uomo fa esperienza di se stesso nel sentire, nella presenza immediata del percepire sensibile, del toccare. Certo, ogni uomo ha il suo modo di vivere e gestire i sentimenti, ma nessun uomo può impedirsi di provarne. I sentimenti appartengono alla condizione umana. Le emozioni sono costitutive per gli uomini di ogni cultura e di ogni tempo. Chi è vivo sente, chi non sente è morto. Ciò che caratterizza gli uomini non è il fatto di provare questa o quell'emozione, ma in generale di avere delle emozioni. Noi abbiamo delle emozioni e tuttavia al tempo stesso le emozioni ci costituiscono, sicché noi siamo soggetto e oggetto delle nostre emozioni. Le emozioni ci possiedono. È vero che siamo in grado di stimolarle, di produrle artificialmente oppure di reprimerle. Possiamo anche imparare a gestirle, ma non abbiamo il potere di decidere di non provare più emozioni. Sembra che ci sia un numero limitato di emozioni di base, ma le sfumature, le mescolanze, le sovrapposizioni sono così numerose che molte emozioni non risultano chiaramente identificabili. Viviamo continuamente nuove emozioni, la maggior parte delle quali tuttavia non ci è conosciuta, non ci è sconosciuta. Sulle emozioni è stato detto molto, ma non c'è alcun linguaggio che possa descriverle in modo esauriente. Le emozioni sorprendono, non si lasciano catturare, mutano e deludono i nostri tentativi di guidarle. Persino nel ricordo si presentano diversamente da come erano quando le abbiamo provate. Le emozioni sono fluide e ciò rende difficile farne l'oggetto di una conoscenza. C'è una irrisolvibile tensione tra la loro fluidità e la pretesa a una conoscenza oggettiva, distanziata. Parliamo di emozioni di base. Negli ultimi decenni, un gran numero di ricerche sulle emozioni ha posto l'accento sul carattere fondamentale e di base di alcune di esse. Ad esempio, gioia, ira, dolore, disgusto, paura. Sono alcune tra le emozioni di base. Emozioni di questo tipo vengono suscitate, ad esempio, alla vista di un serpente, di cui non sappiamo ancora se sia velenoso o meno. Immediatamente questo accende in noi la paura. Lo stesso vale per un cadavere in decomposizione, di fronte al quale a stento riusciamo a trattenere il disgusto. In casi di questo tipo si presuppone che le reazioni emozionali vengano attivate in tutti gli uomini allo stesso modo, indipendentemente dalla cultura a cui appartengono. Sembrano confermarlo il fatto che i processi neuronali corrispondenti siano pressoché identici e che le reazioni corporee connesse a queste emozioni si possano interpretare come loro espressione. Queste emozioni di base sono reazioni immediate a eventi determinati e perciò identificarle non è difficile.
Più difficile è la situazione con emozioni quali l'amore o la fiducia, che non sono legate a singoli eventi e che dunque vanno intese piuttosto come emozioni di lunga durata. Fattori storici e culturali, elementi particolari e singolari giocano un ruolo importante in riferimento a questo tipo di emozioni, che risultano espresse diversamente a seconda della cultura a cui si appartiene. Queste emozioni, così storicamente e culturalmente connotate, vengono spesso chiamate sentimenti, per distinguerle dalle emozioni di base. Se si accetta questa distinzione, che non è affatto universalmente accolta, allora si può dire che emozioni come l'ira, la paura e il disgusto sono caratterizzate da una breve durata, dal fatto di attivarsi all'improvviso, di mutare velocemente, dal fatto di comportare uno stato di intensa eccitazione e di esprimersi in reazioni motorie. Sentimenti come l'amore e la fiducia, invece, non hanno livelli di eccitazione misurabili, né si presentano con forme di reazione immediata a eventi inaspettati. Sono piuttosto espressione di disposizioni latenti e di un sentire di sfondo e non si lasciano individuare con chiarezza. Emozioni e sentimenti sono legati ai desideri. Così l'amore può essere legato al desiderio di vedere un'altra persona e di esserle vicina. Oppure la paura può essere conseguenza del desiderio di non essere morsi da un cane. Emozioni e sentimenti ci guidano nella valutazione di eventi, situazioni sociali e persone e contribuiscono a strutturare il mondo della vita. Evitandoci riflessioni più lunghe e complessi processi decisionali, le emozioni e i sentimenti fanno sì che gli uomini sappiano immediatamente che cosa devono fare in determinate situazioni. Emozioni e sentimenti abbreviano i processi decisionali e contribuiscono così alla gestione della vita di tutti i giorni. Ci inducono a formulare giudizi su quali siano le azioni più adatte in certe situazioni, senza che il nostro giudicare sia fondato su argomenti. Parliamo dell'amore come emozione. L'amore dunque non è un'emozione di base, bensì un sentimento in larga misura mediato storicamente e culturalmente, che a seconda dell'epoca, del luogo e del contesto assume significati differenti. Già nell'antichità si distinguevano tre tipi d'amore: Eros, che esprime l'amore sensuale, erotico, la brama dell'oggetto amato, il desiderio di essere riamati, la passione; la filia, che indica il sentimento d'amicizia, l'amore e il riconoscimento reciproci, la mutua comprensione; l'agape o caritas, che rappresenta l'amore verso il prossimo, generoso e indirizzato al bene dell'altro. A seconda dell'oggetto cui si indirizza l'amore, si possono distinguere più forme differenti d'amore. In primo luogo l'amore di sé, che è condizione necessaria perché un uomo sia in grado di amare gli altri. In secondo luogo l'amore familiare, che si indirizza ai figli, ai fratelli, al partner. In terzo luogo l'amore per idee e oggetti, che si rivolge alla natura, agli animali, alle piante, ma anche agli hobby e al proprio idolo, ad esempio l'amore dei fan. L'amore di Dio, in quarto, che indica a un tempo l'amore di Dio per gli uomini e l'amore degli uomini per Dio. Se ci volgiamo a culture diverse dalla nostra, lo spettro delle forme d'amore si amplia ulteriormente. Si pensi ad esempio al giapponese amai, che potremmo forse tradurre come libertà nell'affidatezza.
modellandosi sull'esempio del legame con la madre, Amae indica quel particolare rapporto dell'uomo giapponese con il suo gruppo e la sua comunità, dal quale egli, in quanto individuo, ottiene valore e riconoscimento. Qualcosa di completamente ignoto alle culture indogermaniche. Le considerazioni svolte sin qui dovrebbero aver mostrato a sufficienza quanto potentemente il sentimento d'amore sia intrecciato all'immaginario, al linguaggio e alle pratiche di una cultura. Nel seguito di questo scritto cercherò di illustrare questo carattere storico e culturale dell'amore facendo riferimento allo sviluppo in Europa dell'amore passionale, il cosiddetto amor fu, che costituisce un elemento portante dell'immaginario europeo. Ci chiederemo in che misura l'amore passionale dei secoli passati sia ancora parte dell'immaginario della nostra cultura. Oggi, nell'epoca del capitalismo, in cui ogni ambito della vita è inesorabilmente pervaso dall'economicizzazione e dalla razionalizzazione, l'amore passionale perde sempre più forza, tanto da esercitare il suo fascino oramai solo come ricordo di una finzione. Il mito. Dal momento in cui gli dèi hanno dimezzato la figura di sfera che era l'uomo e lo condannarono ad una vita da maschio e da femmina, gli uomini aspirano a farsi da due un essere solo. Come si dice nel Simposio di Platone, questo desiderio di ricostituire la condizione d'unità originaria che assorbe tutte le loro forze, gli uomini lo chiamano amore. Già in questo mito dal Simposio platonico si mette in chiaro un punto. L'origine dell'amore è la mancanza. Manca qualcosa che si ritiene di aver una volta posseduto e che si è convinti di dover tornare a possedere per ristabilire la perduta integrità. Qualcosa che è al di là di se stessi e che proprio per questo è condizione dell'essere se stessi. A questo si indirizza l'eros celeste, che è all'origine dell'amore autentico, assai più che mero piacere, in grado di farci amare nell'altro, accanto al suo corpo, la sua essenza e la sua anima. In base a questo mito, l'altro è la parte mancante che rimanda alla perduta unità androgina, la quale è tuttavia sempre più della somma di entrambe le parti. L'androginia è riferimento comune a entrambi i generi, li lega l'uno all'altro e al tempo stesso assegna ad essi il loro posto e la loro differenza. Parliamo della costituzione del soggetto. Già in epoca classica il soggetto si costituisce in forza di un rapporto che instaura con se stesso. In questo processo si serve di saperi definiti, di sistemi di regole e di pratiche della riflessione e dell'agire in forme determinate. Anche l'uomo desiderante è il prodotto di un certo rapporto che l'uomo ha con se stesso. Tuttavia, a differenza del soggetto centrato sulla ragione, questa figura dell'uomo desiderante viene problematizzata e viene fatta oggetto di considerazioni morali e considerazioni etiche. Ci si pone il problema del piacere, dell'amore, e quando con l'ausilio di tecniche di autocostituzione prende forma il soggetto, insieme a lui sorge anche l'altro che dal soggetto è escluso. Tanto più avanza la costituzione del soggetto e questi guadagna distanza dalla sua natura interiore ed esteriore, tanto più si amplia il dominio dell'escluso, tanto più forte è il logocentrismo, tanto maggiore è la repressione della natura e dei suoi impulsi. La libertà del soggetto dalla sua natura interiore ed esteriore è il risultato di un rapporto di forza che con i mezzi sempre più potenti dell'autocontrollo rende l'uomo estraneo a interi ambiti della sua vita.
Nell'antichità, la passività delle cose d'amore era agli occhi dell'uomo libero l'altro dell'amore, che assai poco si addiceva all'uomo desiderante. Ma come si è giunti a questa svalutazione della passività? Forse dobbiamo cogliere qui un riferimento alla lotta per l'imposizione dell'ordine maschile su quello femminile? In questo affaticarsi a porre l'accento sull'attività si riflettono forse gli sforzi per la costituzione del soggetto, le cui attività razionali devono ordinare il mondo e far sentire l'uomo a casa? Non dover più essere oggetto, vittima della natura, bensì diventare capace di discernere la natura e di controllarla. Questo era il fine a cui ambiva lo sviluppo. Forse la progressiva lotta per l'autonomia portata avanti dal soggetto non riuscì più a tollerare che nell'amore essa si trovasse a confronto col suo altro, che aveva appena escluso da sé. Bisognava dunque trasferire la passività fuori da sé e attribuirla all'oggetto della passione d'amore. A sostegno di questa interpretazione sta il fatto che nella Grecia antica, con riferimento alle cose d'amore, la passione sensibile che travolge l'uomo veniva considerata assai poco. La passione assoggetta l'uomo alla natura e lo rende dipendente, così che egli, vittima della sua passione, perde la libertà di decidere attivamente nelle cose d'amore. Perciò, nelle questioni amorose, il dominio di sé diventa assai presto un compito, che vale come condizione dell'assennatezza. Con l'aspirazione a una vita guidata dalla ragione, questo concetto diventa centrale per la costituzione del soggetto. Non siamo molto lontani qui dai tratti ascetici della Stoa, che acquisiranno tanta importanza per l'ordo amoris cristiano. Parliamo del matrimonio. Nel corso dell'ellenismo la concezione dell'amore cambia. Mentre l'amore per i giovinetti, cioè tra uomini, che nel IV secolo avanti Cristo valeva ancora come forma di amore puro, autentico e legato all'anima, perde gradualmente di importanza e appare invece guadagnarne il matrimonio. Il matrimonio aveva avuto per molto tempo un significato di convenienza, il cui fine stava nell'assicurare la legittimità dei figli, mentre sulla moglie, per garantire la legittimità della prole, gravava il vincolo della fedeltà sessuale, il marito cercava e trovava soddisfazione nelle relazioni amorose al di fuori del matrimonio. Lo pseudo Demostene ha ben chiara la differenza. Le cortigiane servono al piacere, le concubine ai piccoli comodi di ogni giorno e le mogli a far nascere i figli e a gestire la casa. Nel corso dei due secoli precedenti la nascita di Cristo, il matrimonio guadagna significato e diventa un'istituzione pubblica. La sua valorizzazione è da ricondurre all'influsso degli stoici che sottolineano il carattere specifico di questa istituzione, in grado di originare sulla base di un vincolo sessuale una condizione di vita ed abitazione, e rimarcano il significato dei vincoli affettivi tra uomo e donna per la conservazione della comunità. Già nel secolo dopo la nascita di Cristo si sviluppa una vera e propria etica del matrimonio, cosa che per lungo tempo fu considerata conseguenza del cristianesimo, ma che in realtà studi recenti hanno ricondotto all'influenza degli stoici. Gli stoici promuovevano la rinuncia ai rapporti sessuali al di fuori del matrimonio. Andavano emergendo così le linee fondamentali di un pensiero etico che sarebbe stato ulteriormente sviluppato nel cristianesimo attraverso le idee della continenza, della fedeltà coniugale e della rinuncia alla pederastia. Se è vero che la concezione cristiana del matrimonio e dell'amore riprende ampio un modo di pensare già stoico, si possono individuare, secondo Foucault, almeno quattro elementi caratteristici del cristianesimo in rapporto all'antichità pagana relativamente ai temi dell'amore e della sessualità. In primo luogo, il valore dell'atto sessuale è diverso. Mentre il cristianesimo lo mette in relazione alla caduta nel peccato e al male, per l'antichità greca si trattava di un elemento positivo. In secondo luogo,
A differenza delle concezioni antiche, il matrimonio cristiano era monogamo e influenzato dall'ideale della verginità prematrimoniale. Il fine della comunità coniugale era soprattutto mettere al mondo dei figli. A questo servivano l'amore matrimoniale e la sessualità. In terzo luogo, il cristianesimo rifiuta l'omosessualità maschile, cui i greci assegnavano un grande valore e che i romani tolleravano. E in quarto luogo, a differenza dell'antichità, l'astinenza rigorosa, la castità duratura e la verginità acquistano un elevato valore spirituale e morale. Il cristianesimo vedeva nel matrimonio la via attraverso cui all'uomo era consentito di diventare signore dei suoi desideri sensibili, dei suoi appetiti, delle sue passioni. Per l'apostolo Paolo il matrimonio è un discrimen che consente di condannare fornicatori, adulteri, uomini effeminati, omosessuali e permette di distinguere le passioni permesse da quelle proibite. Il fine principale del matrimonio consiste nel canalizzare il desiderio. Uomini e donne sono allo stesso modo in dovere di soddisfare i bisogni sessuali dell'una e dell'altro. Si parla persino di un mutuo diritto al corpo dell'altro. Erunt duo in carne una. Suona così la variazione cristiana al mito platonico degli uomini in sfera. Nel vincolo matrimoniale di uomo e donna viene intravista la possibilità di superare questa mancanza avvertita da ogni essere umano che sta da solo. Il matrimonio deve servire a garantire un'unione duratura con l'altro, di cui si avverte la mancanza. La sua valorizzazione mira a far sì che il partner d'amore non venga più ricercato al di fuori del matrimonio. Per la realizzazione di questo imperativo, tuttavia, fu necessario attendere a lungo. Troppo grandi erano le differenze tra l'amore coniugale e le occasioni d'amore extraconiugale. Mentre l'amore coniugale mirava la durata, l'amore extraconiugale si caratterizzava per la sua fuggevolezza, la momentaneità della passione e la sua volubilità. I due erano chiaramente incompatibili. Qual è stata dunque l'origine del matrimonio monogamo, che per molti secoli ha rappresentato la norma? Benché ci fossero alcuni accenni già nell'antichità, è solo con il crescente potere della Chiesa del Medioevo che si afferma la monogamia. A Roma e nel Regno Carolingio il matrimonio costituiva ancora una vicenda essenzialmente privata, legata a interessi particolari, interni alle famiglie. Gradualmente si impose nella Chiesa un altro modello di matrimonio, che nel XIII secolo assunse lo status di sacramento. Al matrimonio e all'amore coniugale non ci si poteva già più sottrarre, così dovettero entrare entrambi al servizio della Chiesa. L'indissolubilità del matrimonio diventava figura della indissolubilità del vincolo tra Cristo e la sua Chiesa. La Stabilitas si fa garante dell'ordinamento sociale medievale. Come emerge dalle ricerche di Ares und Beijing, le condizioni sociali nelle comunità rurali favorirono l'imporsi di questo modello di matrimonio. Nel trasferimento della stipulazione del patto matrimoniale dalla casa privata allo spazio antistante la Chiesa, e infine nei secoli XIII e XIV allo spazio interno alla Chiesa, risulta assai evidente l'aumento del potere di intervento della Chiesa sul matrimonio. Senza dubbio, il matrimonio indissolubile è l'istituzione più importante per l'addomesticamento e il disciplinamento degli impulsi umani. Col suo aiuto, la morale repressiva cristiana si appropria dei temi della coppia e dell'amore. Il matrimonio appare meno come un piacere e più come una necessità, mette al bando l'amore passionale e viene infine inteso come una mera condizione necessaria per il vivere umano. Per la disciplina e l'addomesticamento degli impulsi e delle passioni giocano un ruolo sempre più significativo i rituali associati all'istituzione matrimoniale. Questi rituali scandiscono la vita in comune all'interno della coppia dei coniugi. Nell'ampio spettro dei rituali sono compresi i rituali quotidiani che regolano la vita di tutti i giorni, i rituali stagionali che sono spesso connotati in senso religioso, i grandi rituali familiari come matrimoni, nascite, funerali che hanno un significato costitutivo per la famiglia. Mettere in scena ed eseguire rituali familiari fa sì che i membri della famiglia possano esprimere e riconfermare nuovamente la loro comunanza.
Nella misura in cui i membri della famiglia compiono i vari rituali, essi si assicurano la loro appartenenza alla famiglia. La performatività del rituale mette in gioco l'esistenza corporea del membro della famiglia. Nei rituali si fissano eventi importanti nel ricordo dei membri della famiglia. Nella ripetizione del rituale e nella partecipazione mimetica dei membri della famiglia hanno origine sentimenti di amore familiare. L'amore passionale ora. Platone e Cristo hanno ciascuno a suo modo inventato l'amore, l'omosessualità del primo e la singolare indifferenza sessuale del secondo hanno senza dubbio esercitato un influsso sulle rispettive concezioni dell'amore. Nell'erotica cortese dei secoli X e XII si sviluppa un'ulteriore concezione dell'amore, l'amour passion. Si tratta di una forma d'amore eterosessuale che riconosce all'interno della relazione uomo-donna il maggior potere soprattutto alla donna. L'amour passion si definisce come una forma d'amore puro, benché sulle pagine dei tutt'altro che puri trovatori l'amour passion giochi spesso maliziosamente con l'idea della trasgressione del vincolo matrimoniale. Il presupposto su cui esso si fonda è precisamente la rinuncia al superamento di questo limite. Nel suo alveo si sviluppa un'erotica dello sguardo, del linguaggio, del contatto. Il poeta trova piacere nel sottrarre ai suoi desideri ogni forma di soddisfacimento sensibile. Elogia il divieto e con esso l'idea di un amore puro, una via tra l'immaginazione e la realtà. Non si va alla ricerca dello spregevole adulterio, bensì di un amore puro tra uomo e donna, anche se irrealizzabile. Così ha origine la passione dell'amore, precisamente dalla separazione dell'oggetto amato e dalla castità. L'amante ama l'amore e dell'amata ama il fatto che ella infiammi i suoi sentimenti. Unirsi all'amata significherebbe la fine dell'immaginare e con ciò dell'amore. La perdita dell'immaginario sacrificato sull'altare del piacere sensuale. L'amata è altro, ella è totalmente altro e perciò estranea all'amante. Come unica via d'uscita allo smarrimento dell'amore resta solo il ritirarsi, la separazione, il discorso d'amore oppure la morte, quella dell'amante o dell'amata, in generale più spesso quella dell'amante. Amor pour force vaut de main. Con la forza vi trascina l'amore. Così si legge nell'antico romanzo francese di Tristano del XII secolo. L'amore si impadronisce di Tristano e Isotta non appena la serva Brangania casualmente porge loro il filtro incantato. Stregati da questa bevanda non potranno che cedere al loro amore. Ed eccoli incamminati per le vie d'un destino, e qui cito: che jamais ne leur faudra jour de leur vie, car ils ont beau leur destruction et leur mort. Invano sottolineano i due disperati di non essersi mai amati, di essere semplici vittime del filtro incantato. Dopo molti sviamenti e intrecci, muoiono insieme, stregati e perciò non pienamente responsabili. I due amanti contravvengono agli ordinamenti della società, che con un gran numero di impedimenti tenta di dissuaderli dal soddisfare il loro amore. Una follia d'amore provocata da arti magiche che fa dimenticare ai due amanti se stessi e il mondo intorno a loro. In questo modo, tuttavia, a causa dei numerosi ostacoli che incontrano, essi non trovano alcuna soddisfazione per il loro amore ed è solo la morte, infine, a liberarli. La passione ha dato dunque origine dalla separazione dell'amato e dalla castità. L'amor mucastitas a caratterizzarlo è un eccesso di desiderio. L'amante ama l'amore, amavo amare, come dice Agostino, e non l'amata, non si ama l'altro, bensì la funzione dell'altro di infiammare i propri sentimenti. Il trovatore si consegna senza riserve all'amata divinizzata e accetta le sue condizioni. E cito: nessuna gioia mi piace tanto quanto il godere questo amore lontano, de Rougemont. E Amanon de Sescos afferma, che qui cito, sapete, è proprio così,
Un uomo ama di tenero amore una donna che non ha mai visto, solo perché sente che la si elogia. L'amore è una ferita che procura all'amante dolori senza sosta, dai quali egli gode con pieno piacere, poiché sa che il suo desiderio non potrà mai essere soddisfatto. Sicché l'unica possibilità che gli resta è sopportarlo, reindirizzarlo oppure farsene soffocare. Nel codice d'amore di Andrea Cappellano, nel XII secolo, vengono fissate le linee fondamentali del tipo dell'amor passionale nel contesto cortese. In base a quanto scritto, l'amore non deve essere legato al matrimonio. Piuttosto si dispiega soltanto al di fuori delle costrizioni e delle sicurezze del matrimonio, soprattutto quando rinuncia al suo soddisfacimento sensibile, cosa in cui sta la sua condizione di possibilità. Volontarietà ed esclusività sono i fondamenti dell'amore. Ciò che l'amante strappa all'amata con la forza non gli può dar piacere. E le carezze l'amante può desiderarle solo dalla sua amata, poiché nessuno può tenere in sé due amori allo stesso tempo. E tuttavia l'amore volubile può diminuire o aumentare in qualunque momento. Un nuovo amore fa dimenticare il vecchio. Un amore in declino si spegne velocemente ed è assai raro che si riaccenda. L'amore può accrescersi solo dalla speranza di essere corrisposto. Un successo facile gli sottrae fascino. Gli ostacoli ne accrescono il valore. Chi ama è totalmente posseduto dal suo amore. L'amore lo rende debole, gli toglie il sonno e l'appetito. Qualunque cosa faccia, l'innamorato finisce sempre col pensare all'amata e con l'occuparsi dell'immagine di lei. A chi ama dà piacere solo ciò che dà piacere anche all'amato. L'amante non è mai sazio del godimento di colei che ama. Le ragioni dello sviluppo di una simile concezione dell'amor passionale si chiariscono se consideriamo lo sfondo della cultura catara, diffusa all'epoca in Provenza con il suo dualismo manicheo. Gli elementi della castità, della separazione, dell'anelito alla sofferenza e alla morte fanno emergere il legame stretto esistente tra il manicheismo dei catari e la concezione dell'amore dei trovatori. Per i trovatori la castità è condizione dell'amore, così come per i catari è condizione della vita dei perfetti. Tra i catari il culto della castità risultava dal rigido dualismo professato dalle sette neomanichee dell'Asia Minore e dei Bogumili, secondo cui Dio è amore, ma il mondo, in quanto figlio del demonio, è il male. Perciò ogni commissione con il mondo è per i credenti una contaminazione che li allontana dall'illuminazione. È possibile prepararsi all'illuminazione già su questo mondo, ma soltanto se il puro vive in assoluta separazione dal mondo, e per non diventarne succube occorre la rinuncia all'amor sensuale, dunque occorre la castità. Poiché non c'è nulla che leghi tanto potentemente l'uomo a questo mondo come il piacere del corpo, e sciogliersi dal mondo è esattamente l'obiettivo del perfetto. Analogamente, l'amore che langue di desiderio si impone di rinunciare a ogni soddisfazione che potrebbe venirgli dal contatto dei corpi. La separazione è condizione tanto dell'amore passionale quanto dell'illuminazione. Solo se l'amata è lontana e non è accessibile al desiderio dell'innamorato, può nascere l'amore puro. Nell'amante, ripiegato su se stesso, cresce la nostalgia, quale forma sottile del desiderio, che al tempo stesso vorrebbe possedere l'amata e che sa, tuttavia, che il possesso di lei decreterebbe la morte dell'amore. Parimenti, la separazione, il distacco dalle cose del mondo è la condizione decisiva per l'illuminazione, l'obiettivo più importante nella vita del perfetto, il catara. Anche l'anelito alla sofferenza e il desiderio di morte sono infine parte dell'amore passionale. I trovatori si struggono nelle loro pene d'amore e sospirano l'unione con l'amata, almeno nella morte. Il perfetto attende la morte che lo libererà da questo mondo. Perciò il suicidio, mosso non dalla disperazione, ma dalla convinzione che solo così si possa raggiungere l'unione con Dio, è una delle possibili vie verso l'illuminazione.
L'amore è rivolto ad una amata immaginaria che non è in grado di fornire alcuna risposta e non può soddisfare il desiderio struggente dell'amante. L'amata è lontana e tace. Il suo tacere la eleva, ne fa un essere superiore ed enigmatico, cui corrisponde il discorrere senza sosta dell'amante, che col suo ripetere lamenti e detti tenta di afferrare ciò che non si lascia cogliere, ciò che sempre si sottrae alla presa. Ma chi è che fugge? L'amante dinanzi all'amata o l'amata dinanzi all'amante? Non è forse l'amante a mutare continuamente, mentre l'amata resta sempre uguale a se stessa, immagine immutabile del suo desiderio? Qual è il luogo dell'amata? Non è forse ella senza luogo, figura dell'immaginario che l'amante non può mai raggiungere? Da questa non localizzazione dell'amata discende il fascino che essa esercita. Non è una qualità dell'amata ad attrarre l'amante, bensì il sentimento di un'unicità della relazione con lei, che produce un fascino magico a cui l'amante non può resistere. Ella gli ispira parole sempre nuove, come se le parole potessero aiutarlo a liberarsi dal potere dell'amata. Il discorso d'amore è dunque il tentativo di far fronte all'integrità dell'amante, all'essere altro dell'amata, alla sua inconcepibilità. In quest'essere altro dell'amata sta anche il suo fascino. Ella ispira sempre nuove immagini di sé. È nell'amore che le immagini dell'amata trovano la loro ultima parola. Sono superiori al linguaggio, che invano tenta di catturarle e restituire così all'amante la sua libertà. Le immagini tormentano l'amante, ne indirizzano il desiderio nel regno dell'immaginario, lo imprigionano, ne provocano la follia. Sono la contraddizione, la presenza assente contro cui il linguaggio lotta invano. Voler possedere l'amata? Impossibile. L'amata vaga tra le immagini dell'amante, senza uno scopo, senza un luogo. Unirsi all'amata significa porre fine alla fonte delle immagini, cioè estinguere l'amore, il sacrificio dell'immaginario sull'altare del piacere sensuale. All'amata non è dovuto di soddisfare le attese del suo amante, ella è altro, è il totalmente altro, e perciò sacra agli occhi dell'amante. Con l'aiuto delle immagini dell'amata prodotte dall'amante, ella si installa nel suo immaginario o rivivifica immagini che erano già lì presenti in forma rudimentale sin dalla prima giovinezza. Nessun sentimento può fare a meno di istruzioni, neppure l'amore. Catari e trovatori mostrano in che cosa consiste il desiderio e quali forme e figure assume. Come il sacro, così anche il desiderio richiede un'istruzione per immagini enorme. Come via d'uscita dalla follia d'amore resta solo il ritirarsi, la separazione, il discorso d'amore o la morte, o dell'amante o dell'amata, o anche il matrimonio, che assoggetta l'immaginario dell'amore alla realtà della vita insieme, in cui è inevitabile una mutua affermazione della volontà di potenza e perciò la fine dell'amore. L'amor cortese ha avuto per effetto la valorizzazione della donna, che viene descritta come un soggetto determinante negli affari d'amore. Certo, ella è il destinatario del desiderio maschile, ma in quanto tale è anche soggetto parlante e agente. Si annuncia una parità, se non una superiorità, addirittura della donna negli affari d'amore. La perfezione dell'altro è fondamento dell'amore. Grazie all'amore per la donna perfetta, l'uomo prende parte alla sua perfezione, cioè può egli stesso divenire perfetto. Questa è una delle possibili interpretazioni. Un'altra interpretazione legge invece nell'ardente venerazione per la donna un processo di progressiva astrazione da parte dell'amante, dalla persona dell'amata. Dinanzi ai suoi occhi non c'è più la donna concreta. A venir venerata è una figura idealizzata che si origina perché l'amante è più interessato alla sua estasi che ai sentimenti della donna. Così egli onora e venera la donna, ma non ha orecchie per i suoi sentimenti, i suoi desideri, i suoi appetiti. Se si radicalizza questa interpretazione, si può addirittura rinvenire in questa forma dell'amore passionale l'ipertrofia dell'amore maschile di sé, che induce a tralasciare la realtà della donna per amore della venerazione della sua immagine.
l'alterità. Gradualmente la concezione dell'amor passionale, sviluppata dai trovatori, fa il suo ingresso nella letteratura romanzesca della Francia del Nord. In questo contesto il peculiare retroterra religioso, catarro, di questa concezione dell'amore viene obliato. Si profila la possibilità di applicare questa idea dell'amore, con la corrispondente metaforica linguistica, anche a contesti religiosi non eretici. Come amore passionale rivolto a Dio, questa concezione dell'amore emerge nella mistica dei secoli successivi. Tanto nell'amore per la donna quanto nell'amore rivolto a Dio risulta elemento costitutivo lo struggimento che oltrepassa i limiti della persona con la sua inestinguibilità di principio. In entrambi i casi sono caratteristici l'idealizzazione e il perfezionamento dell'amata o di Dio. Secondo il codice d'amore di Andrea Cappellano, l'amante deve svuotarsi di ogni sentimento o desiderio che non sia l'amore per la sua amata, in modo da poterla amare in assoluta pienezza. Nulla deve esserci in lui che non sia il suo amore. Similmente ha scritto Agostino, Dio e l'anima, questo desidero conoscere, nulla di più, assolutamente nulla. O con riferimento all'amore, il mio amore è il mio destino, mi attrae verso ciò da cui sempre vengo attratto. Anche Giovanni della Croce invoca lo svuotamento della coscienza dalla molteplicità delle cose del mondo in modo che Dio con il suo amore infinito possa stabilirsi nell'uomo, e cito, per questo motivo Dio aveva ingiunto che l'altare sul quale dovevano essere gli offerti sacrifici fosse vuoto all'interno. Egli voleva far capire all'anima che la vuole libera da tutte le condizioni create. Se questa condizione è soddisfatta, l'anima può allora bruciare nell'amore di Dio. Nella fiamma d'amore viva si legge. Oh, fiamma d'amor viva, e qui cito ancora, che amorosamente ferisci nella mia anima il più profondo centro, poiché non sei più dolorosa, se vuoi ormai finisci. Squarcia il velo di questo dolce incontro. Se si segue l'interpretazione offerta da Giovanni della Croce, ne risulta che è Dio ad accendere la fiamma d'amore nell'anima dell'uomo. Questa fiamma arde e produce nell'anima ferite profonde, ma insieme a queste anche una beatitudine che colma di gioia, sconosciuta fino ad allora. L'anima sta in mezzo alle fiamme e viene trasformata in pura dolcezza. Nel suo splendore si compie la trasformazione per mezzo dell'amore che accende in lei lo Spirito Santo. Nella fiamma l'anima esperisce la dolce presenza di Dio che la penetra sino al suo centro più profondo. Giovanni della Croce paragona la fiamma d'amore a un cristallo attraversato dalla luce. Tanta più luce, cioè amore divino, accoglie in sé, tanto più risulterà splendente. Sembra quasi a volte che sia luce esso stesso, non più distinguibile dalla luce. Quando la fiamma d'amore riluce come un cristallo, l'elemento terribile di cui l'anima, così fragile e dipendente, fa esperienza nell'incontro col sacro, viene superato e, come si dice nella poesia, viene trasformato in godimento. La perfetta unione dell'anima con Dio non è possibile sin tanto che l'anima è legata al suo corpo terrestre. Perciò si chiede a Dio, quando lui piacerà, di squarciare la tela della vita sensibile e del dolce incontro con lui, di liberare l'anima per la perfetta unione d'amore. Anche qui, dunque, la morte appare come condizione per la perfetta unione con Dio, la quale non è possibile durante la vita terrena. Allmählich wird das Konzept einer leidenschaftlichen Liebe. Salto alcuni brani che avevo previsto di citare. Gradualmente si materializza l'idea di un amore passionale. Gradualmente questa concezione dell'amore passionale si secolarizza. Non solo gli uomini, ma anche le donne riconoscono a se stesse questo tipo di sentimenti. Marianna Alcaforado, monaca portoghese, scrive così in una lettera al suo seduttore, Drushmont, l'amore e l'Occidente.
Vi ringrazio del profondo del cuore della disperazione in cui mi avete gettata, disprezzo la pace in cui vivevo prima di avervi conosciuto. Mi abbia in caro il rimedio a tutti i miei mali e so che sarei immediatamente libera se solo non vi amassi più. Ma di che rimedio si tratta? Preferisco soffrire piuttosto che dimenticarvi. Ma questo dipende forse da me? Non posso rimproverarmi neppure per un attimo di essermi augurata il vostro amore. E infine, voi siete senz'altro più degno di compassione di me. È meglio soffrire come io soffro piuttosto che godere dello scialbo piacere che appronta per voi la vostra cortigiana in Francia. E la prima lettera si conclude. Addio. Amatemi dunque sempre, fatemi soffrire dolori ancora peggiori. E perciò la pena d'amore è perciò la pena d'amore ad ampliare lo spettro dell'esperienza e a condurre alla sofferenza il soggetto dinanzi a se stesso. L'amante sofferente si fa exemplum per il vivere umano in generale. È in questo soffrire che l'amante fa esperienza della potenza dell'immaginario e anche della sua incompiutezza. Due secoli più tardi la Mademoiselle de Lespinasse avrebbe scritto, e cito, «Vi amo come si deve amare, nella disperazione». Il riferimento qui corre a Stendhal. Dopo aver distinto tra amor goût, l'amore di gusto, l'amor physique, l'amore sensuale, l'amor vanité, l'amore di vanità, Stendhal definisce l'amour passion, l'amore passionale, come un sentimento che assomiglia alla febbre, che nasce e si spegne, senza che la volontà vi abbia la più piccola parte. La teoria della cristallizzazione aiuta a chiarire in che modo sorga l'amore. Stendhal ci dà la seguente immagine. Nelle miniere di sale di Salisburgo si usa gettare nelle profondità abbandonate un ramo privato di foglie dal gelo. Due o tre mesi dopo lo si ritrova coperto di fulgide cristallizzazione. Anche i più minuti ramoscelli, quelli che non sono più grossi dello zampino di una cincia, sono fioriti di un'infinità di diamanti mobili e scintillanti. È impossibile riconoscere il ramo primitivo. Quello che io chiamo cristallizzazione è l'opera della mente che da qualunque occasione trae la scoperta di nuove perfezioni dell'oggetto amato. In base alla teoria della cristallizzazione, l'amore è prodotto esclusivo dell'amante. Finché l'amante non ha acquistato intimità con la sua amata, quest'opera di cristallizzazione, cioè il processo per cui egli adorna l'amata di ogni pregio, ha luogo nell'immaginazione. L'amante non può far altro che idealizzare l'amata, adornarla così, in modo che gli appaia degna di essere desiderata. Ma anche quando l'amante è divenuto intimo con la sua amata, non può fare a meno di placare i continui dubbi del suo amore ricorrendo all'aiuto dell'immaginazione. Così tenterà per mezzo della fantasia di contrastare la volatilità dei sogni d'amore e fornire al sentimento una durata. Come il sacro, anche l'amore è un prodotto dell'immaginazione, per cui mezzo l'amante tenta di colmare le lacune di cui soffre. Come il sacro, anche l'amore dà vita a molte combinazioni, nelle quali a un tempo si mostra e si sottrae, svela e nasconde. E mi sto avvicinando alla fine del mio intervento. Quest'idea dell'amore passionale e la sua retorica svolgono ancora oggi un ruolo cruciale nella definizione dei rapporti tra i generi. Le narrazioni in cui abbiamo fatto cenno hanno dato origine ad attese e desideri struggenti circa la scelta del proprio compagno d'amore e di vita, che ambiscono a essere validi ancora oggi, quando da più parti l'esperienza ci dimostra che nella vita insieme di due persone è assai difficile che queste aspirazioni trovino soddisfazione. Il ruolo dei sentimenti e con ciò anche l'amore si sono trasformati nelle condizioni del tardo capitalismo. Con la retorica della realizzazione personale sono cresciute le pretese di felicità e soddisfazione emozionale. Questo appare chiaro nelle relazioni private, sia d'amore che familiari, nei rapporti interpersonali e nei nuovi media. Colpisce particolarmente la messa in scena e la rappresentazione di narrazioni sull'amore nelle nuove forme mediali, come talk show, reality e altre trasmissioni in cui persone in situazione di delusione, malattia e gelosia vengono viste da milioni di spettatori.
Per molte persone la messa in scena pubblica di emozioni intime legate all'amore è un'occasione di intensificazione dell'esperienza emozionale. La messa in scena anonima di sentimenti d'amore in piattaforme internet come Facebook, Second Life, YouTube, Twitter stimola molte persone a procurarsi emozioni che in principio esse non possiedono, ma che possiederebbero volentieri. Nella cultura odierna, altamente emozionale, la distinzione tra sentimenti privati e sentimenti pubblici, caratteristica della cultura borghese, perde di significato. Nei nuovi media, sentimenti d'amore che in passato erano intimi, circoscritti alla sfera privata, vengono messi in scena e presentati su scala mondiale. Lo user dei nuovi media diventa un prosumer o anche un producer. I sentimenti vengono obiettivati e reificati, ma anche illanguiditi e modellati, così che è inevitabile un effetto di ritorno sulla loro qualità, la loro rappresentazione, la loro esperienza. La commercializzazione dei rapporti umani nell'odierna società organizzata in forma capitalistica pervade molte delle relazioni umane e non si ferma neppure di fronte all'amore. Ricerche recenti hanno mostrato quanto sia importante, da una prospettiva di scienza della cultura, che sentimenti come l'amore passionale non vengano isolati, reificati, obiettivati. Le differenti forme dell'amore non sono sostanze. Ciascuna di esse è legata ai tratti caratteristici dell'essere umano. Senza un corpo, una coscienza, un'immaginazione e un linguaggio non c'è amore. In molti casi il linguaggio contribuisce a far sì che le emozioni corrispondenti vengano sviluppate e possano essere sperimentate. In altri casi si tratta invece di processi mimetici indirizzati alla rappresentazione dell'amore da cui hanno origine le emozioni. Vi ringrazio dell'attenzione.